Society has many ways of defending itself. Red tape, prison bars, and the revolver. Il soggetto di Revolver non l'ho scelto io e non l'avevo, non era mio il soggetto. Il soggetto era, mi era stato presentato dalla produzione ed era bruttino, ma io ho trovato una misteriosa somiglianza, ho capito che se ne poteva tirare fuori una somiglianza con faccia a faccia. E questo incontro fra questi due personaggi, mi capivo che se ne poteva tirare fuori qualcosa di buono, allora mi ci sono buttato. Poi anche quello, io purtroppo ho questa passione del viaggio, ma non del viaggio, prendi un biglietto e vai in un posto. Viaggiare, poi, degli incontri, insomma, mi affascinava anche, insomma, cioè io non è che vivo per fare il regista, faccio il regista per vivere. Io ho trovato subito un buon feeling con Fabio. Beh, è uno che era rovinato un po' dal fatto di essere molto bello, non gli era stato forse mai chiesto di recitare. E gli chiedevano, sai, lei vai dall'alla. Invece qua doveva recitare, doveva fare un personaggio, anche questo, che non è solo un voyou. Milo Ruiz era un avventuriero, un vagabondo, che la vita aveva condizionato in un certo modo, però in fondo non era così violento, non era così cattivo, ecco perché era nata tra i due, tra il poliziotto che era un po' oltre il poliziotto e il bandito che era un po' più del bandito. Ha fatto bene questa cosa, delle scene anche molto difficili, poi vicino a un personaggio come Oliver Reed non è facile. Crazy, pack him off to the nut house. No, he's not mad. He's drunk. Per me era una cosa molto allettante perché veniva da un grosso successo come Women in Love aveva fatto Oliver Reed. E ci trovavamo bene fin dall'inizio, anche se Oliver Reed aveva, diciamo, il vizietto del bere. No, ma Oliver poi era una persona molto caruccia, civile, fino alle 2, alle 3 del pomeriggio. Diciamo verso la 25-26esima bottiglia di vino, reggeva abbastanza. Poi dopo qualche momento di cosa, quindi bisognava raggruppare le sue scene nelle prime bottiglie, insomma, diciamo. No, scherzo, ma fino a un certo punto. Il fatto di lavorare con un personaggio come Oliver Reed, chiaramente da una parte mi eccitava molto, ma dall'altra mi rendeva difficoltoso in alcune scene. Quando arrivava, che era un po' fuori di sé perché aveva bevuto, diventava violento. Ero l'unico io che riusciva a contenere questa sua violenza perché lo assecondavo in continuazione. Oliver Reed apparteneva a quegli attori, a quel tipo di attori che vanno più frenati che spinti. Lui tende un po' all'overacting, insomma, un pochettino, e quindi andava un pochino contenuto, per quanto il suo personaggio era sanguigno, violento. Si improvvisava abbastanza, anche perché Oliver, come da cavallo di razza era, non si lasciava coinvolgere al 100% dalla sceneggiatura. A volte ci sono delle difficoltà tecniche, proprio ricordo una volta che dovevamo fare una scena. Uscendo dalla macchina doveva togliermi le manette e trascinarmi fuori dalla macchina, soltanto che la chiave delle manette era talmente piccola che non riusciva lui a infilarla. Una volta, 2, 3, 4, 5 ciacche, alla fine ha preso le chiavi delle manette e le ha buttate via. Eravamo a Parigi, le chiavi sono finite in un tombino della strada e sono rimasto ammanettato per 2 ore fin tanto che non sono arrivati a tagliare le manette. Ecco, questo è un aneddoto che poi lo si è cambiata la sceneggiatura, non più con la chiave piccola, ma hanno trovato un altro sistema. Tu sai che gli uomini sono molto più vanitosi delle donne, sono più competitivi fra di loro di quanto siano le donne fra di loro, perlomeno le donne poi riescono a mascherarlo di più, non lo so. Gli uomini. Quindi non è che ci stiano state scene di amplessi, amori, folli.
mi sfidava a bere, per esempio, io da bravo veneto bevevo come lui, se non più di lui, il che gli andava in puzza, il fatto che io non riuscissi a ubriacarmi, che lui non riusciva a ubriacarmi, gli andava in puzza. Allora, alla fine delle bevute, ancora per l'ennesima sfida, ricordo che spaccava le lampadine degli abat-jour e mangiava il vetro delle lampadine. Credo di essere stato l'unico nella troupe che ha salutato quando abbiamo finito. Addirittura alla troupe è stato detto che avremmo finito 3-4 giorni dopo, perché molti se l'erano legata al dito e volevano aspettarlo alla fine del film per ringraziarlo di quello che gli aveva fatto a tutti indistintamente sul set. Bene, personaggio incredibile, Oliver, perché è morto come ha vissuto. Ti devo dire che quando ho avuto la notizia della sua morte in un pub, non ho potuto fare a meno di sorridere, pensando che in fondo era quello che in fondo aveva voluto sempre. In fondo, tu sai che gli attori desiderano morire come Molière sul palcoscenico. Lui è morto bevendo.